Ragazzi, io sono a 20 metri dalla coppia del principe e della principessa Charlène. In questo momento è partito lo spettacolo della Palladienne. Sono danze e musiche folcloristiche, proprio tipicamente monegasche. Allora, i bambini in questo momento sono stati presentati sul sagrato della chiesa e poi sono stati rimessi nelle braccia delle madrine o comunque delle tate. Adesso si sta procedendo con lo spettacolo, ce ne sarà per qualche minuto, di gruppo folcloristico, e poi tutti gli invitati seguiranno il principe e la principessa verso palazzo, utilizzando la strada a destra della cattedrale. C'è stato un fuggi-fuggi di telecamere, di fotografi che sono andati a prepararsi per l'arrivo sulla piazza del palazzo. Intanto hanno suonato... Sì, sì, questo l'ho sempre detto io, è una... splendida giornata di sole sul Principato di Monaco, una delle più classiche. Mi dicevi, scusa, che i bambini non volessero? Beh, questo sicuramente. E poi ai bambini dello spettacolo della Palladiana ancora non può interessare, hanno 5 mesi. Avete visto che carini che sono? Non hanno pianto per niente, si sono comportati come dei piccoli principi già, molto social, eh? Sì, sono tutti vestiti naturalmente da cerimonia. Sì, ho diverse conoscenze, forse quella che il pubblico italiano conosce di più è il cantante Umberto Tozzi, che è passato con la moglie, con la figlia, credo ci fosse anche il suo figlio. E poi l'ambasciatore, l'ex ambasciatore italiano, e poi tutti i notabili, e personalità monegasche, amici della coppia che arrivano dal Sudafrica. Ma figurati, parlo sottovoce per non disturbare né lo spettacolo né tutta la gente che c'è qua intorno, perché sono veramente a 20 metri in linea d'aria dal principe in questo momento, alla stessa altezza, lui è sul sagrato, e qua per i media hanno creato una specie di palco, ci sono delle televisioni che stanno trasmettendo in diretta. Vi lascio, ragazzi, che sia una bella domenica per voi, ciao, ciao, ciao.